Via. Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di una stessa pescata, la stessa pescata che ho condiviso già in questo link. Il tramonto ormai si sta avvicinando la sera e i colori sono quelli giusti per provare un po' di egging. Ho provato a live spinning, avete già visto il video, se non lo avete fatto lo troverete qui su. Voglio provare, tra l'altro, catture veramente particolari, non mi era mai capitato di catturare pesci di questo tipo. Adesso voglio provare la Zodias, perché ero, diciamo, l'intenzione è quella di pescare light spinning, Zodias, Stradica FK, e voglio provare un Egi, perché visto il mare che insomma si sta appiattendo, possono essere le condizioni giuste per insidiare qualche segno. Per cui farò qualche lancio, la luna è alta lungo il percorso apparente che insomma compie lungo il cielo, è quasi luna piena, per cui insomma può essere una buona occasione per insidiare qualche cefalopode. Questa è una spiaggia in cui è difficile trovare qualche calamaro per via della profondità, più che altro credo che sia un po' più complicato insidiarli, però magari qualche seppia può farsi trovare interessata, ecco, a lei. E quindi quale buona occasione per provare a insidiarla, ecco. Qualche lancio, chiaramente la Zodias non è una canna da egging, però lo si può fare, insomma si può provare, si adatta benissimo, una canna molto sensibile, non è una canna molto lunga, quindi non consente una grande gittata, ma ciò non significa che non si possa pescare, perché essendo una canna molto sensibile dà l'opportunità al pescatore di avvertire tutto ciò che c'è sul fondo, e quindi insomma questo è un grande vantaggio, specialmente in una pesca come l'Egi, in cui la sensibilità è praticamente tutto. Come vedete il recupero è molto lento, con qualche giggata atta a far muovere l'Egi sul fondo e poi farlo riposizionare lì dove l'avevamo mosso, per poi trascinarlo per un po', perché questo tipo di recupero mi ha dato spesso soddisfazioni. Se dovessi pescare a calamari invece il recupero sarebbe un po' diverso, sarebbe più animato, sicuramente farei in modo che l'Egi resti in sospensione. Dicevo, il fondale è misto, è molto cercoloso, quindi preferisco recuperare più velocemente l'Egi. Farò qualche lancio lungo questo spiaggione, uno spot bellissimo che mi piace tanto interpretare. Chiaramente è difficile farlo quando il mare è calmo, è molto più facile con il mare mosso, perché chiaramente evidenzia poi quelle che sono le caratteristiche del fondale, però farò qualche lancio e vediamo. Bene ragazzi, mi sono spostato in un'altra spiaggia un po' più profonda e questa volta invece delle secche, visto che non si sono viste, stiamo provando a insidiare qualche calamaro. Come vi ho già anticipato, per i calamari il recupero è molto più allegro e faccio in modo che l'Egi rimanga insomma in sospensione. Naturalmente col buio è difficile che riusciate a vedere tutta l'azione di pesca, ma con questo supporto luminoso, insomma questa fonte luminosa che ho applicato sulla GoPro, probabilmente riuscite a vederne almeno una parte, che poi è quella più interessante, perché quello che riguarda il mulinello è i movimenti della mano. Naturalmente con la Zodias e anche uno spasso, insomma sto pescando con un Egi da 3, un clinch flash boost, e vediamo un po' che cosa esce fuori. Le seppie non hanno collaborato, spero che lo facciano i calamari. Siamo spostati di qualche centinaio di metri, sono con un amico,
anche riuscire solo a sfiorarlo, insomma, sarebbe un grande successo, vista la serata un po' particolare che stiamo passando, tra pesci veramente molto piccoli, nel video di cui vi ho parlato all'inizio e che avete probabilmente già visto, e seppie che non si sono fatte vedere nonostante le condizioni. Adesso il vento è cambiato, è un vento alle spalle che aiuta nel lancio, sicuramente muove un po' il mare, per cui abbiamo, muove più che altro, crea delle correnti, per cui abbiamo pensato che fosse opportuno provare a calamare, che può essere un approccio corretto, visto che la corrente è quasi una prerogativa nella pesca ai calamari. Come vedete l'eghi deve stare, io faccio in modo che resti quasi in sospensione, lo faccio salire con delle jiggate tipo short jigging e poi recupero quasi a dente di sega, poi lo faccio scendere, poi di nuovo lo faccio risalire. Vediamo un po'. Ai ai ai. Edge. Sì. Il rosso. Bello, compa. Mi illumini per favore, compa. Sì, sì, sì. Che bello. Bellissimo. Mamma mia, che bel calamaro. Entra la chiave, no? Sì, sì. Spero possiate vedere un po' la canna, siamo al buio, questa giornata pazza. Eccolo. Bellissimo. Mi fai una foto, compa, dopo? Stupendo. Stupendo. Bene ragazzi, questa pazza serata volge al termine. Sono riuscito a catturare anche un calamaro, non me lo aspettavo sinceramente, dopo che le seppie, insomma, hanno latitato, non si sono proprio viste e le condizioni comunque erano quelle giuste. Il mare adesso si è appiattito, però c'è una strana corrente che, a causa comunque del vento che soffia dalle spalle, dalla spiaggia verso il mare, probabilmente questo fattore ha contribuito, insomma, a rendere più interessante la serata anche da un punto di vista predatorio. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto, sono felice, insomma, della cattura, non me l'aspettavo. Fatemi sapere nei commenti se avete già iniziato a insidiare i calamari, se lo avete fatto di giorno, come è capitato anche a me l'altra volta, o di notte, come, insomma, più una ricerca più consona di questi predatori. E niente, se lo avete fatto soprattutto con canne da spinning, come mi è capitato questa sera, e niente, condividete il video con chiunque possa essere interessato all'argomento, cliccate il tasto mi piace, vi ricordo che in descrizione troverete un po' di link, quello del mio negozio online, e vi ricordo che se utilizzate il codice sconto PESCA15 avrete diritto al 15% di sconto su tutti i prodotti presenti in catalogo. Poi c'è il link del mio libro, Il Buio Senza Voce, e una serie di link dei prodotti che utilizzo di solito a pesca. Niente, noi ci vediamo alla prossima avventura di pesca. Ciao!